Il successo arriva proprio su Rai 3 con il contenitore domenicale di Andrea Barbato, sì, che lì ti vuole a fare il suo va pensiero, sì, e lì arriva Chiambretti. Vediamo, il vero Chiambretti. Sì. Io, ecco, ho detto che qui a Chieti, sì, vive il fratello un pochino più sfortunato, il fratello non proprio segreto, perché comunque si sa, però il fratello di Rambo. Non posso fare una figuraccia, perché adesso abbiamo il collegamento in diretta a Eurovisione, sì, ci sì, guarda sì, mezzo mondo, no? Visto che hai un bel fisico, cioè sei, non sei proprio altissimo, però sei bello, no? Sì, sì. Fai palestra, eccetera. Ti faccio passare come se tu fossi veramente il fratello di Rambo, cioè uno dei fratelli di Rambo. Cioè, e ti faccio delle domande su di lui, su sì, Silvestro sì, Stallone. Sì, 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 sì. Ok? Sì. Te la senti? Sì, sì. A questo punto un ospite, ancora una volta, un ospite internazionale, che mi mette in condizione di essere il primo a portarlo sul mio divanetto. Piero Chiambretti va immediatamente ad accoglierlo, come sempre. Prego, caro amico, venga. Grazie di essere intervenuto. Grazie. E il signore è un italo-americano, no? Sì. Di dove sei esattamente? Sono di New Orleans. New Orleans, New Orleans. Bene. E con tutta la famiglia? No, da solo. Solo. Allora, quello che io voglio sapere da te, e tu sei sicuramente convinto di quello che dirai, è che sei il fratello, diciamo, no? Fratello di Rambo. Rambo, infatti Silvestre Stallone? Mio fratello carnale, ci rispettiamo molto, ci rispettiamo. Lui ha fatto presentare un bel po' di film, di cose là, interpretare, ma poi non sono andato. Che differenze ci sono fra te e lui? Insomma, vedendovi così siete molto simili, però probabilmente nell'animo, nel cuore siete forse un pochino diversi, nella sensibilità stessa. Sì, è un po' diverso, c'è più spinto, c'è più di cuore, più cattivo di carattere, più spinto, cioè sono un po' più timido, sono un po' più buono. Sì. Non vi siete mai picchiati anche da piccolo, perché lui ha dei bei muscoli, anche tu sarebbe una bella lotta, ve le siete date qualche volta? Sì, da fratelli succede molto spesso, succede, sì, a volte le tipo una da piccoli succede, capito? Ecco, magari per lo sport. Sì, per tante cose. Ecco, per esempio Silvester, per quale squadra tifa? Per il Brasile. Brasile, tifa mentre invece tu? Io tifo per la Juve. Il sì, genio, il genio, la prima volta. Questa esperienza che mi ha portato ovviamente un discreto successo nasceva in questa maniera, era il ribaltamento della candy camera, cioè mi ero prefissato di fare uno scherzo come quelli di Scherzi a parte, appunto come la candy camera di Nanni Loi, con le telecamere però a vista. Quindi io giravo l'Italia a cercare personaggi che hanno interpretato altri con la faccia tosta che aveva questo signore. E fu un grandissimo successo. Questo fu l'inizio di una discreta carriera. Esatto, del genio Chiambretti che propone delle cose nuove in televisione, il primo di una lunga serie.